Ciao a tutti, oggi vi mostro come si usano le taelle, uno strumento antico col quale si facevano i fasci di legna o si legava al fieno. Vediamo come si utilizzano. Allora, si mettono in questo modo, si allungano così in terra, prima una e poi l'altra, più o meno a dimensione alla lunghezza del legno, così, in questo modo. Poi si prende il legname che si è raccolto nel bosco e si mette così, in questo modo. Si mette in modo cercare di fare un fascio così, in questo modo qua. Poi si prende la taela e si passa la corda al di sotto, così si tira così, si va giù e si tira, si prende così, mette il piede e si tira così. Fatto questo, così si passa sotto così e si tira, poi si passa sotto e si tira, poi si passa sopra così e così. Arrivati a questo punto si fa un nodino semplice così. La stessa operazione si ripete con l'altra. Si passa la corda sempre sotto col nodo sopra. Così si porta avanti e si tira così, no? Poi si passa sotto così e si tira, si passa sotto e si tira, poi sopra così e così. Arrivati a questo punto si fa il nodino semplice così. Ecco fatto. In questo modo si è fatto un fascetto di legna che può essere tranquillamente trasportato e portato a casa o al campo o dove si vuole, insomma. È molto semplice costruirle. Basta prendere un pezzetto di legno, fare due ali, diciamo, da poterci avvitare la corda in modo che non scappa. Quindi è un sistema molto antico, ma molto efficiente. Come avete visto, in pochissimi secondi si è fatto il fascetto di legno. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Allora, si mettono in questo modo, si allungano.